pleasures to behold. Someday, somehow, I'll show you now. Will you dance with me tonight? So take a chance, it feels so right. I wanna stay with you all night. We're gonna hold on till the morning light. Given time, you'll find the answer you're searching. Every day you feel the moment is closer now. On your way to happiness so everlasting, I'll be here to guide your hand and to help you understand. Someday, somehow, I'll show you now. Will you dance with me tonight? So take a chance, it feels so I can't contain. You're so beautiful.
Perché 15 barche negli ultimi anni non si vedevano, si erano iniziati bene con una ventina di barche, poi dopo un po' di calo, quest'anno 15 barche tutte agguerrite, si è visto un bel campionato, di fatto chi ha vinto non ha mai vinto una prova, per cui vuol dire che il livello in acqua era molto buono, e belle guerre, sempre nel rispetto delle regole. Quindi io direi tutto sommato bene, peccato per il primo giorno, però capita, il vento non lo possiamo ordinare. Quindi direi un ringraziamento a tutti gli equipaggi, al nostro sponsor, la Banca Mediolanum tramite il promoter Giuffrida, e un ringraziamento anche al consiglio della Casacca 22 che ha dato un grosso aiuto nell'organizzazione di questo, tra cui Matteo Nasini, Marco Dell'Oro, Alberto Castelli. Io devo soltanto ringraziare gli armatori, io la classe siete voi, per me è veramente un motivo di soddisfazione vedere 15 barche sulla linea di partenza, è stata una bella cosa, è un successo vostro. E credo e spero tanto che sia soltanto l'inizio. La classe H22 sta ricominciando a riscuotere dell'interesse, ve lo dico perché ci sono delle persone che comunque mi chiamano, anche giovedì abbiamo portato fuori una persona molto interessata. Spero che sia l'inizio, non bisogna demordere, bisogna continuare, la classe ha bisogno di tutti voi, sapete che sono sempre il solito trapano che continua a dire questa cosa qua, e questo, il vostro contributo è importante e fondamentale in termini di partecipazione alle regate. Complimenti a tutti voi e benvenuti ai nuovi che ringrazio ancora adesso, e passo la parola per la premiazione. Partiamo dal quindicesimo con Ita 101 Pais Piero Angelo. Anche c'è la premiazione. Questo è un premio di incoraggiamento per rivedervi sempre più forti in mezzo al gruppo, se non davanti. Un piccolo regalo della classe, lo facciamo volentieri perché siete simpatici, bravi. Io poi ho vissuto in prima persona con loro tre, li ho visitati qualche volta, eccetera, vi assicuro che hanno una gran voglia. Spero veramente di vedervi alle prossime regate con noi, e credo che ci sarà anche l'apporto di tutti noi per darvi una mano. Bravi. Io vi ringrazio perché ci siete tutti come famiglia, come in casa nostra. Bene. Grazie. Questo è il più bel complimento. Quattordicesimo, Nonni Stefano, Bonita 114. Tredicesimo, Ita 102, Drago Massimiliano. Scusate ma purtroppo è stato tagliato. Fotocopia avevano fatto. Siamo arrivati al dodicesimo, Ita 120, l'equipaggio svedese che vabbè, per ovvie ragioni penso che ha dovuto scappar via per voli, eccetera, però un applauso perché sono quelli che sono arrivati più da lontano. Poi Ita 127 con Pesenti Claudio. Decimo, Ita 13 Buonopane Antonio. Nono classificato, Ita 125 Dell'Oro Marco. Ottavo, Ita 133 con Tajani Federico. Settimi classificati, Ita 123 con Nasini Matteo. Sesti classificati, Ita 106 con Sartori Pietro.
qua adesso un attimino perché ho bisogno di un aiuto, perché siamo un po' in zona premi con quinto classificato, se magari qualche Valletta. Ah, come le bellissimo. Vallettone. Allora, quinto classificato. Casetti Davide con Ita 12. Non c'è. Non c'è, no. Vabbè. Quarto classificato, e qui veramente un, secondo me sono, è una bella cosa, perché benvenuto Filippo, che è un giovanissimo timoniere, ed è una bella cosa perché fa ben sperare per il futuro, un colpo di gioventù. Benvenuto Filippo, tra l'altro canottieri Domaso. Ita 134. Zona podio. Un super veterano, Ita 122, Vogue Michele, team canottieri Domaso. Sì, togliendo la basetta dopo si può bere dentro. Ita 112 con la Family Valli, Alberto Valli. Bacio. E adesso il campione nazionale 2014, una bella novità, bravi. Tra l'altro io, vabbè, ho notato una cosa, secondo me, e ora forse lo istituirò io questo premio dall'anno prossimo, è la prima barca con l'antivegetativa. Per cui secondo me grandissimi. Ita 136 con Bonzio Giovanni. Bravi! Guardate qui! Guardate qua! Guardate qui! Primo, timoniere armatore, e ancora lui, Valli Alberto. Empty, I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy, here it is.